Bentornati a Dopotutto, buon inizio settimana. In questo lunedì partiamo con Dopotutto, con una puntata sicuramente molto interessante perché potremo affrontare tanti argomenti che variano dal nazionale fino al locale, perché nostra compagnia, l'onorevole di Alternativa Popolare, Paolo Tancredi, Buonasera. benvenuto Tancredi. Dunque, come dicevo, possiamo trattare argomenti di politica nazionale, ce ne sono tantissimi in questo periodo che la coinvolgono in qualche modo anche direttamente, ma anche di argomenti di politica locale, perché si è fatto un gran parlare di dimissioni di alcuni sindaci in vista delle elezioni politiche, sindaci che poi in realtà non si sono dimessi, il primo cittadino di Teramo in primis. Ma partiamo appunto da un argomento molto sentito in questo periodo, che è quello dello Ius Soli. Alfano ha espresso un suo punto di vista, ma il punto di vista di Tancredi coincide con quello di Alfano. Qual è il suo punto di vista? Allora, l'argomento è abbastanza complesso, sia il merito dell'argomento sia la vicenda dell'approvazione della norma in Parlamento. Noi abbiamo votato inizialmente quella norma. Io sono convinto che sia una norma giusta, nel merito la condivido. Penso però anch'io, come il mio partito, come la posizione del mio partito, che in questo momento non c'è l'urgenza, è una norma divisiva in Parlamento, non c'è l'urgenza perché noi abbiamo già una legge sulla cittadinanza che può essere migliorata, ma che non impedisce di riconoscere parecchie cittadinanze. Nel 2016 abbiamo riconosciuto più di 200.000 cittadinanze, quindi non c'è di fatto oggi un blocco sulla concessione delle cittadinanze. Perciò, insomma, questa insistenza strumentale per portare questa norma, poi in presenza di un calendario abbastanza ricco di Camera e Senato, in cui bisogna affrontare dei problemi ineludibili, quello prima della finanza pubblica, la nota di aggiornamento al DEF e la legge di bilancio, in questo momento mettere in campo una norma così divisiva è secondo noi non opportuno. Tra l'altro è stupido se si pensa che questa norma rischia di essere bocciata poi in Parlamento. Quindi, insomma, chi la sta proponendo come una cosa da fare a tutti i costi è solo qualcuno che vuole creare il problema in maniera strumentale. Io ho sentito le parole del Presidente Gentiloni, che sono parole di assoluta ragionevolezza. Dal punto di vista del merito, al contrario di alcuni del mio partito, io sono uno di quelli che invece pensa che bisogna andare, ma l'ho detto più volte, e lo sostengo da sempre, tra l'altro, che l'integrazione è l'unica salvezza possibile. È l'unica salvezza possibile perché noi siamo in una decrescita demografica terribile. Il nostro paese fra 50 anni avrà dimezzato la sua popolazione e l'unica risorsa che abbiamo possibile è quella di integrare immigrati. Integrarli nel miglior modo possibile, è una cosa complicata integrarli, però qui parliamo di persone che hanno fatto le scuole in Italia, di ragazzi che hanno fatto le scuole in Italia, che sono nati in Italia. Quindi chi mi dice ma i terroristi, ma che cosa cambia? Poi voglio dire, forse evitiamo i terroristi non dando la cittadinanza, non credo che il terrorista ha un problema di cittadinanza oppure no. Tra l'altro, insomma, scaramanticamente, però vorrei dire sempre che in Italia oggi il problema della sicurezza, tutto sommato, l'abbiamo gestito anche in maniera abbastanza efficiente. Non ci si può fare in questo campo professori in nessun modo, perché purtroppo paesi sicuri non esistono, però rispetto ad altri paesi diciamo che la nostra intelligence ha lavorato e, insomma, ci sono state anche alcune operazioni preventive. Quindi a questo io penso che lo Ius Soli sia una cosa di civiltà e tutti ne dovremmo discutere con un maggiore ragionevolezza, senza i toni da campagna elettorale, perché i toni sono da campagna elettorale. Ci si inizia a preparare, del resto, manca Sì, poco. appunto, ma quando si affrontano i problemi in campagna elettorale si affrontano sempre in maniera strumentale, purtroppo. Quindi io credo che invece questa questione debba essere raffreddata e affrontata magari nella prossima legislatura. Su questo sono completamente d'accordo col mio partito. Ripeto, dal punto di vista invece del merito puro, generale, io credo che, insomma, se tutti facessero una riflessione, nel 2100 l'Africa diventerà il primo continente, supererà l'Asia. Diventerà il primo continente per presenza demografica. Le condizioni le conoscete, nessuno è in grado di arginare
2 miliardi di persone, questo sarà il livello che arriveranno, che naturalmente andranno dove penseranno di vivere meglio, come ha sempre fatto l'uomo nei suoi millenni di storia. Il problema dell'immigrazione non è un problema di oggi. Ecco, 2000, quello volevo dire, Tancredi. 2400 anni fa c'era il problema a Roma, voi sapete le guerre civili, Cesare nasce da una contesa civile dovuta a chi voleva riconoscere la cittadinanza agli italiani allora, allora eravamo noi quelli che cercavamo la cittadinanza romana e chi invece pensava di chiudersi all'interno. Roma diventò grande appunto perché seppe gestire questa faccenda e seppe inglobare chi gli stava intorno. A proposito di immigrazione, perché poi torniamo sempre su questo argomento, qual è il suo punto di vista? C'è Salvini che chiaramente è molto duro con l'immigrazione, c'è cioè chiaramente il centrosinistra che è più aperto, il suo punto di vista in merito qual è? Il mio punto di vista è anche qui bisognerebbe uscire dalle faccende ideologiche. Anch'io ho dei convincimenti profondi dal punto di vista morale, io sono un cristiano, quindi immagino, penso che bisogna aiutare la gente, che il pensare di farli morire in mare sia assurdo. Sull'immigrazione, naturalmente, oggi invece, c'è molta propaganda, esagerando un fenomeno che non è così esagerato, un paese come il nostro che si vanta di essere fra le prime 8 potenze mondiali, che ha 60 milioni di abitanti, che pensa di guardare al futuro ponendosi ai vertici delle elite mondiali, non può avere il problema di 100.000 immigrati all'anno, non è questo. Poi però l'immigrazione è un problema, non dico che, ma non può essere nei toni con cui ce la mette Salvini o qualcun altro, l'invasione. Addirittura ho sentito il 2 giugno Salvini dire, nessuno che gli abbia replicato, che non festeggio il 2 giugno, la festeggeremo perché siamo un paese invaso. Io adesso, questa è invasione. Insomma, io la vedo piuttosto aperta nei confronti, diciamo così, Sì, dell'immigrazione, non la no, vedo per ma nulla non c'è, ma è un contro. atteggiamento che io, è una posizione che io a favore dei miei figli e dei miei, spero, nipoti, se i miei figli vorranno donarmi di nipoti e io sarò ancora in vita per. Perché è il nostro futuro, non è possibile. Un'idea di chiusura, di chiudersi dentro i confini nazionali e quelli che dicono per esempio, ma noi abbiamo pochi soldi, spartiamoceli fra di noi. Ma la ricchezza si deve creare, se noi non la creiamo, la ricchezza si crea con le persone, con la gente che ha bisogno, che mi sembra che qui l'ho già detto, insomma, noi non dobbiamo fare l'errore di rinchiuderci. Purtroppo il paese è cresciuto nei momenti in cui, dopo la guerra, c'era il bisogno. C'era la forza, si facevano figli, si facevano tanti figli, c'era la voglia di lavorare e di crescere, si rischiava, perché il rischio è con noi. Oggi nessuno più ama il rischio. Oggi sembra che dobbiamo vivere in un mondo sicuro, super sicuro. Beh, super sicuro purtroppo non ce lo può garantire nessuno. Sento molti miei coetanei, lo dico anche qui, che dicono, ce ne andiamo nei Caraibi, in paesi del Sud America, stiamo bene. Questa è una mentalità perdente, difensiva, cioè questo ragionamento ci pone tra i paesi in decadenza. Però a No. quanto pare Salvini, proprio con questa politica del rifiuto assoluto Certo. dell'immigrazione, sta acquistando, diciamo così, molta simpatia da parte degli Sì. Sì. elettori italiani. E la sua, in effetti, un ragionamento che faccio con lei, è più una politica prettamente del centrodestra. Mi sembra di capire che il centrodestra su alcuni punti si sia un po' sinistralizzato, uso questo termine improprio. Ma allora, il centrodestra non è più il centrodestra dove stavo io. Ieri ho sentito Berlusconi che ha fatto un discorso aderente al Partito Popolare Europeo, credo che fosse un discorso per farlo sentire a Salvini e alla Meloni, naturalmente, no? Che invece portano avanti questo discorso del sovranismo. Il sovranismo a me mi terrorizza, il sovranismo è il responsabile delle grandi guerre del Novecento, è chiusura. Io spero che i nostri giovani siano invece più aperti, che considerino il fatto che non si può pensare a noi. Questo senza buttare fango su quello che sono le nostre tradizioni, che rimangono fortissime. L'unità d'Italia non ha impedito che le tradizioni locali si andassero avanti, così come gli Stati Uniti d'America conservano all'interno dei singoli stati tradizioni, leggi, culture, ma oggi l'Europa deve essere una realtà che purtroppo non è e bisogna
aprirla assolutamente. Che Salvini prenda voti dicendo questi messaggi, beh, sinceramente mi auguri, però voglio dire, anche Hitler nella Repubblica di Weimar contro il Parlamento e su alcune posizioni acquistò molto consenso, tant'è che il partito nazista fu votato fortemente, poi ci fu, per fare un po' dei parallelismi, perché insomma poi la storia si ripete e poi sono 60, 70 anni fa, non è che ce lo dobbiamo dimenticare, il partito nazista a Berlino incendiò il Parlamento, andava contro il parlamentarismo, la Germania aveva tanti debiti, loro fecero finta di non saperlo, sembra la situazione di oggi. E invece dicevano che i tedeschi dovevano, insomma, si potevano costruire armi, l'industria bellica tedesca. Naturalmente quella strada portò alla guerra mondiale, perché poi alla fine si ruppe un equilibrio che portava per forza alla guerra mondiale. Quindi, insomma, voler negare la realtà, poi spesso alla gente piace che la realtà sia negata. Questo, insomma, non mi sorprende che Salvini prenda voti, ma non è che perché lui prenda voti io devo essere della No, sua opinione, assolutamente. Il problema, perché Tancredi, probabilmente è che, certo, bisogna accogliere gli immigrati, questa può essere assolutamente una corretta interpretazione dei fatti storici, bisognerebbe probabilmente, tuttavia, inserirli meglio nella non c'è società. dubbio. Perché proprio di oggi la notizia, per esempio, di un cittadino pakistano che è stato rimpatriato proprio perché inneggiava alla Jihad tramite Facebook, eccetera. Quindi ben vengano i cittadini immigrati, a patto che però non mettano anche a repentaglio la sicurezza degli italiani. Benissimo, però io voglio dire, è giusto così, l'immigrazione va organizzata, è la grande scommessa epocale di questo secolo, la dovrebbe gestire e organizzare l'Europa, che invece è carente, ma è carente non perché è carente l'Europa, perché quando diamo la colpa all'Europa, qui c'è un problema di stati nazionali che sono egoisti e non vedono il futuro, perché le istituzioni europee, da questo punto di vista invece il Parlamento europeo, la Commissione, hanno fatto provvedimenti importanti in un senso molto favorevole a una gestione integrata dell'immigrazione. Invece chi sono quelli che resistono? Sono i paesi membri, che sono tutti, poi tra l'altro in prossimità delle elezioni, questo argomento solletica tutti, secondo me invece il popolo poi alla fine se si ragiona, però è chiaro che io non ho detto che bisogna pensare all'accoglienza e che poi l'accoglienza non è un problema, come si fa, no? Questo è stupido, questo è un atteggiamento del centrosinistra di tanti anni che l'ha preso come problema, non è un discorso ideologico. Va gestita l'immigrazione. L'immigrazione va gestita con strutture, ha bisogno di una gestione forte e seria. L'arresto del Pakistano, come ce ne sono stati tanti di arresti e di espulsioni di cittadini extracomunitari che avevano un sospetto di percorso di radicalizzazione. Questa è una nota a favore della nostra intelligence e delle nostre forze dell'ordine, che hanno fatto un lavoro di grande attenzione. Ma insomma, non è che poi gli italiani stessi siano tutti santi, Ah eh. no, ci Cioè, voglio dire, noi mancherebbe. abbiamo avuto qui dentro fenomeni di terrorismo terribili, e non è che, cioè, voglio dire, non è che quello dipende dall'immigrazione, e non è che non accoglierli ci esime, anzi, abbiamo visto che magari episodi di grosso terrorismo, episodi terroristici molto efferati sono avvenuti in paesi che invece erano molto chiusi all'accoglienza. Certo. Quindi noi che siamo stati più aperti non abbiamo avuto questi episodi, ma Effettivamente sì, magari almeno questo ce lo può essere riconoscono, ci fortuna, può essere, non liberano. lo so, però è chiaro che noi dobbiamo pensare che il problema dell'immigrazione non può essere risolto con degli slogan o degli atteggiamenti tetragoni, è un problema complesso che va trattato con intelligenza e raziocinio, ma bisogna pensare che se tu hai due contenitori, uno a fianco all'altro, in uno ci stanno 2 miliardi di persone, un altro ce ne stanno, parlo dell'Europa, 300 milioni che calano, invece un altro ce ne saranno 2 miliardi e crescono. L'immaginare che queste cose non vengano in contatto, in conflitto, è stupido, perché non è così. Questo
Quindi nell'interesse nostro questa cosa va gestita, nell'interesse nostro noi dovremmo cercare di gestirla sempre di più. Una gestione che è difficile, non è che io sto dicendo che è semplice, che ho una ricetta, una gestione molto complessa. Io per esempio vi dico, ci sono delle esperienze degli SPRAR, i famosi Ecco, SPRAR. anche questo è un problema, il Casa Pound Non c'è proprio dubbio. Però ci sabato. sono delle esperienze, io ve le potrei citare, delle esperienze molto positive, delle esperienze molto negative di gestione degli SPRAR. Vanno corrette, poi dici ma c'è qualcuno che ruba sulle cooperative, ma purtroppo c'è qualcuno che ruba dappertutto, Anche sul c'è terremoto qualcuno che è ruba sul terremoto, stato. sul calcio, per esempio il calcio, ci sono, perché al calcio si perdona tutto? Cioè i calciatori prendono un sacco di soldi con i procuratori che ci guadagnano sopra, le truffe e le ruberie sono state decine si susseguono e però no, il calcio diventa una cosa sacra. Io non lo so, insomma è chiaro, ci sarà qualche cooperativa che ha rubato, dobbiamo intervenire, punire chi ha rubato e migliorare i sistemi di controllo, certo, ma non è che per quello, perché ci sta qualcuno che ha rubato, allora che facciamo? Il primo giocatore che si vende una partita, aboliamo il calcio in Italia? Io credo che, insomma, non è che si possa ragionare in questo modo. Perciò, insomma, ragionevolezza. E poi voglio dire, insomma, adesso io sinceramente, sinceramente, al di là del fatto che la televisione tutti i giorni, i social ci riempiono e terrorizzano tutti i giorni con episodi che sembra che siano all'ordine del giorno, voglio che ognuno di noi nelle case oggi a Teramo si faccia un esame di coscienza e mi dice qual è stato il suo contatto personale con l'immigrazione e se questo contatto suo personale, della sua famiglia con l'immigrazione è stato così traumatico, pericoloso. Io questa invasione di cui si parla, sinceramente, non riesco a vederla. Poi tenete presente che io vivo a Teramo 3 giorni alla settimana, ma gli altri 4 li faccio a Roma e quindi, insomma, sì, a Roma c'è una presenza di immigrati forte, ci sono alcuni luoghi anche molto degradati, perché naturalmente queste sono persone, però. Insomma, c'è una situazione che è ancora sotto controllo, questa invasione terribile. Io, sinceramente, con tutta sincerità, non la vedo. Benissimo. Bene, parliamo di un altro argomento. Il signor Renzi, Sì. cosa racconta ultimamente? Non se la passa molto bene, a quanto pare. Ma insomma, Renzi ha avuto una parabola che è simile, anche se più veloce, anche a molte altre leadership italiane, no? Insomma. Purtroppo in Italia stare esposto per qualche mese significa prendere colpi. Io ricordo sempre quando arrivò Monti, che io insomma, ho votato anche quel governo, non tutto, la legge Severino l'ho votato, ma insomma quando arrivò Monti sembrava Sì, è il vero. messia Il che Dio sceso in camminava sulle terra, acque. Io ho certo. fatto discorsi anche con persone di una certa cultura politica, mi dicevano, ma guarda, il preparato, il Loden. Mi ricordo andai al meeting di Rimini, una folla mai vista, con tutti, con Luc, io ero l'unico critico, mi sembrava che non ci fosse nessuno. Oggi, dopo pochi anni, non è che sia Sì, passato. infatti sì, molto Io poco. ti sfido, Serena, a trovare una persona in Italia che dice sì, effettivamente Bondi era bravo, io l'ho votato, mi piaceva. È una cosa incredibile. Poi, tra l'altro, su un presupposto stupido, perché i governi Berlusconi prima, Monti dopo, Letta dopo, e Renzi dopo hanno fatto tutti politica di rigore finanziario, perché era imposta dal nostro debito pubblico. Anzi, il governo Tremonti, il governo Berlusconi Tremonti, è stato il primo a fare provvedimenti fortemente draconiani che sono, cioè tutto il contenimento della spesa pubblica, il 112, il 78, sono tutti provvedimenti, ha fatto molto di più Berlusconi nel rigore sui conti pubblici che non, e io questo lo rivendico perché io sono un rigorista sui conti pubblici, che non Monti. Monti adesso è stato preso come quello che ha affamato gli italiani. La Fornero, che per esempio per me è un eroe del paese, no? Cioè, la Fornero. Ma certo, Beh, Elsa insomma. Fornero è una persona che è la prima in Io credo Italia. che la ricordino tutti solo per le Sì, certo, però lacrime. vabbè, quelle lacrime effettivamente sono state una caduta. Però voglio dire, è l'unica, è quella che ha fatto finalmente una legge per i giovani. Per ridare un po' di speranza alle pensioni dei giovani, in quella direzione si deve andare, no? Cioè, perché noi stiamo togliendo la speranza ai ragazzi e se non allentiamo la presa dei conti pubblici 280 miliardi di euro, perché nessuno studia il bilancio pubblico, tutti parlano, il bilancio pubblico è come quello della famiglia, eh? Sono Certo. solo gli zeri in più, ma se no non è che.
Noi spendiamo 280 miliardi di euro per le pensioni. E il problema non sono quei 280 miliardi di euro, il problema è la dinamica che è in crescita poderosa di quella spesa. Bene, la Fornero è l'unica che ha pensato a abbassare quella dinamica di crescita della spesa delle pensioni, pensando anche a quelli che in pensione ci dovranno andare fra 15, 20, 30 anni, 40 anni, che oggi, allo stato delle cose, rischiano di non averla quella pensione, perché i loro contributi servono a pagare le pensioni di chi. Quindi tutto quello che si fa in uno Stato, in una famiglia, in un'azienda, in un condominio, in un club, in un circolo, deve essere sostenibile. Cioè tutte le spese vengono poi dalle risorse che gli stessi soci, cittadini cacciano. Non è che qui ci sono delle risorse infinite che i politici si nascondono da qualche parte e le danno e le elargiscono. Se insomma ci fosse questa consapevolezza, allora forse si ragionerebbe meglio. Poi tutte le critiche sono ben accette. Oggi c'è questo modo di criticare che va molto anche sull'insulto, sul personale, che io non capisco sinceramente perché si sia arrivati a questo, poi ognuno dà patenti di onestà, cioè voglio dire, questo, oggi purtroppo è così. E così, lasciamo la politica nazionale, sì. Dai. No, tra l'altro c'è l'episodio di Renzi che è molto carino, forse ne parleremo in un'altra storia, in cui un comandante della polizia, uno della polizia giudiziaria, che giustamente è stato segnalato dal magistrato, perché era uno che andava là e diceva: ah, qua c'è Renzi, bisogna andare avanti, facciamo un colpaccio e compagnia, l'avrete lette le frasi, che si arroga l'altro giorno il diritto, io sono oltrato. Dicendo: ah, voi politici perché pensate a prendere i voti, invece io sono uno che lavora per il popolo. Che lavori per il popolo tu? Tu hai vinto un concorso. Cioè tu hai vinto un concorso, tu non lavori proprio per il popolo, tu lavori per uno stipendio. Ecco, e che fai? Prendere il consenso adesso è un fatto negativo. Cioè adesso stiamo arrivando al fatto che prendere consenso è una questione negativa. Cioè se uno è ben amato, se prende i voti è un delinquente. Ma cioè io, guardate, veramente è una distorsione che non ci porterà a essere a traguardi apprezzabili, ecco. Effettivamente c'è un po' di confusione, anche perché spesso il politico purtroppo viene, diciamo. Ma questa così... è la colpa dei politici anche, ecco. Che si sono anche comportati e distinti per spesso, per episodi, e ripeto, l'onestà e la disonestà della politica è nella media del paese, non è che la politica rappresenta il paese, non è che... però il politico dovrebbe essere più attento degli altri, diciamo, anche... all'aspetto esteriore, al decoro, all'onorabilità. Poi se uno è disonesto, è disonesto. Cioè, voglio dire, se uno è un'onestà o una disonestà, purtroppo sono dei discriminanti che uno ce l'ha o non ce l'ha. Se uno è disonesto, se un ladro è un ladro. È un ladro facendo il pompiere, il sindaco, il giornalista. Assolutamente sì. Onesti e disonesti purtroppo ce ne sono dappertutto. Certo. Ma visto che il tempo a nostra disposizione diventa sempre più piccolo e risicato, occupiamoci anche della realtà politica locale. Bene, Tancredi, c'erano diversi sindaci che ci si aspettava dichiarassero: mi dimetto, e invece non si è dimesso praticamente nessuno. Sì, grazie per la domanda, Serena, anche perché qui devo chiarire alcune questioni che i miei passaggi precedenti sono stati equivocati. Poi io cerco di chiarirle, poi se qualcuno le vuole ancora equivocare, fatti suoi, cioè io non è che mi metta a rispondere ai blog o a... Allora, in prima questione, la legge sulla candidatura dei sindaci è un abominio. Io non l'ho votata, è una schifezza, perché in Parlamento c'è bisogno di sindaci. In tutti i paesi del mondo i sindaci si possono candidare quando vogliono. Il Parlamento, la funzione legislativa ha bisogno, per esempio Maurizio Brucchi è uno che ha fatto 10 anni il sindaco, 5 anni l'assessore, in Parlamento sarebbe utilissimo, perché porta un'esperienza che viene dal territorio, amministrativa, probabilmente dovrà fare un po' di, come dire, apprendimento su quella che è la funzione legislativa, naturalmente, ma un ragazzo intelligente la farebbe, ma la sua esperienza amministrativa sarebbe preziosissima. E per noi, Tancredi, ricordo male o questa legge fu votata e approvata ai tempi in cui l'allora sindaco di Roma voleva candidarsi, sì. È corretto? Poi, certo, perché poi si fanno sempre le leggi ad persona. Certo, e questo no, poi... No, ma poi sono intervenute varie leggi, la Severino, che praticamente hanno stabilito che chi prende i voti, chi fa l'amministratore... Voi pensate che in Francia il Senato è composto dagli amministratori... No, ma non se ne vede la razza, obiettivamente. No, è proprio una cosa... Potrei capire l'incompatibilità, come nel caso dei regionali, no? La capisco, ma nemmeno tanto, Ma il fatto che uno venga sottoposto a questa tortura, cioè che si deve dimettere 6 mesi prima, senza nemmeno sapere se poi lo candidano o no, magari lasciando il comune in una situazione...
Perché non si capisce? Bene, detto questo, quindi per me è un abominio, per me poi la scelta di Brucchi era individuale. Poi un'altra cosa voglio dire, è molto carino, se noi andiamo a riprendere i giornali e i commentatori, questi esperti di politica che si cimentano 3 mesi prima del 14 settembre, sono stati 3 mesi in cui i giornali sono stati tempestati di Castelli si candida, Mastro Mauro, il sindaco Brucchi è andato a Roma e quindi si candiderà, tutti gli scenari. Siamo arrivati al 14 settembre e non si è dimesso nessuno, in Abruzzo nessuno. Quindi insomma io voglio dire, ma i giornalisti possono fare un po' di autocritica pure ogni tanto, perché questo è anche, va bene, questo, lasciamolo perdere, abbiamo parlato per 3 mesi di una cosa che non esisteva. Perfetto. Dopodiché io ho detto a Brucchi prima di tutto, e qui lo dico e l'ho detto anche alla stampa, poi se il mio pensiero, che per me era sbagliato dimettersi, perché se doveva dimettersi, allora saremmo dovuti partire 3 mesi fa. C'era già una crisi in atto, avremmo dovuto mettere sul campo le questioni importanti e mettere il Consiglio davanti alla scelta. A quel punto, se la scelta del Consiglio era una scelta che ci diceva andate a casa, allora si andava a casa e lui aveva la possibilità. Ma aver difeso la consigliatura, strenuamente, prima di tutto da parte sua, che diceva no, il commissario no, e poi a un certo punto, il 14 settembre, dire ma siccome io mi devo candidare, allora mi dimetto. Cioè noi abbiamo detto contro il commissario, contro il percorso del commissario per mesi, mesi e mesi, sarebbe stata una contraddizione terribile dal punto Certo. di vista. Siccome poi non si apprezzerà, ma per me un po' la coerenza delle proposizioni e delle azioni che si fanno in politica, in amministrazione, ha un senso, per me quella era una cosa incoerente. Io l'ho detta a Maurizio, dicendogli tu hai tutto il diritto di fare le scelte che vuoi, perché sei, insomma, il diritto anche tu di fare esperienze diverse, per me questo è. C'è questa legge ingiusta, purtroppo c'è. Secondo me le dimissioni in questo momento, così, non coinvolgendo la maggioranza, non avendo fatto un percorso, sono un errore che tra l'altro rischiamo e rischi di pagare anche in un'eventuale candidatura. Io non so se lui poi non si è dimesso grazie ai miei consigli, non lo so. Beh, cioè, tu Però pensa che non si sarebbe dimesso perché non c'era il posticino praticamente per lui alle elezioni vabbè. politiche. Insomma, io questo non lo so, comunque sta di fatto che non si è dimesso nessuno. Anche il sindaco di Ascoli, Castelli, che era dato da tutti i commentatori come uno che era già candidato capolista nel collegio Ascoli, che era già, alla fine poi non si è dimesso. Quindi, insomma, io credo, sì, forse il partito sarà intervenuto come è intervenuto su altri sindaci, però, insomma, i fatti poi sono questi. Maurizio è rimasto lì, io spero che adesso tutti quanti, con un senso di responsabilità, intanto approviamo il bilancio. Qualcuno ha detto, ma i dissidenti vogliono vedere i contenuti del bilancio. Ma magari, meno male. Meno male parliamo di contenuti. Meno male. Io sarei felice di parlare con qualcuno che mi dice, guarda, io qua questa cosa sul bilancio deve essere chiara. Porca miseria. Oppure che ci fa notare magari degli errori di cui non ci siamo accorti. Il problema della crisi teramana di questi 3 anni è che non si è parlato assolutamente di Teramo. Non si è parlato di Teramo, si è parlato di organigrammi. Si è parlato se il fratello di Tancredi poteva, se Gatti, e quello allora l'ha giunta a 6, a 7, a 8, a 9, a 11, a 24. La questione di quello che deve fare l'amministrazione, cioè come affronta e risolve e cerca di risolvere i problemi della città e dei cittadini, questa cosa è stata totalmente assente dal dibattito della città. Quindi il sentire che Falasca, Caccioni hanno detto noi non approviamo un bilancio a scatola chiusa, noi vogliamo vederlo il bilancio e vogliamo discutere i contenuti. A me ha riempito il cuore di gioia. Se è Finalmente, vero che è così, se è vero che è così, perché obiettivamente si fa presto a dire sì, effettivamente io voglio vedere il bilancio, poi in realtà diciamo così che a prescindere dai contenuti si anche decide in un perché verso o Serena a nell'altro. vedere il bilancio è faticoso. Uno Appunto, se lo non deve è studiare, semplice, uno se lo deve. studiare un No, bilancio, perché no, non è. no, 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 non dire non è semplice, non è dire che non è semplice, è semplicissimo, ci vuole studio, ti ci devi mettere sopra e ci devi perdere tempo, devi avere un po' di competenze, ci devi lavorare e lo devi guardare. Beh certo, però Appunto. è chiaro, voglio dire, gratis, no? E purtroppo con un tweet si fanno i tweet, ma poi dopo invece quando si deve studiare si deve studiare, i tweet non bastano. Quindi, Per questo è anche relativo dire questo bilancio è un buon bilancio o non è un buon bilancio. ma no, Ecco, io vabbè, credo poco, sinceramente, ma a mio guardate. parere, strettamente
assolutamente personale al fatto che se il bilancio va bene lo voto, se il bilancio non va bene non lo voto. Sinceramente io penso che sarà un voto assolutamente politico per tutti. Benissimo, è un mio perfetto. Punto di vista. Io spero di e no. Spero e che comunque venga dico che, lo dico per chi ci sta ascoltando, il bilancio, la cosa importante del bilancio non sono tutte le faccende tecniche che noi che ci occupiamo di finanza pubblica, diciamo con termini astrusi, quelle come l'Olimpo dei medici quando non hanno capito una diagnosi, eccetera. I termini sono le scelte allocative, cioè dove vado a prendere i soldi e dove le metto. Cioè, voglio dire, e quello poi si risolve in poco tempo. Cioè, non è che la scelta allocativa è tipica dell'amministratore, del politico, del capo famiglia, del capo del condominio, di tutto il vivere sociale. Le risorse che ho, quante ne ho? E dove le vado a distribuire? Questo è il bilancio. Ecco, quindi non è che ci sia niente di difficile. Vogliamo continuare a fare l'assistenza scolastica, vogliamo continuare a fare i servizi sociali che abbiamo, con le scuole che cosa facciamo. Poi oltre al bilancio naturalmente ci sono alcune questioni extra bilancio, come tutta la partita della ricostruzione che abbiamo. E vabbè, comunque ne vedremo delle belle perché la strada è ancora lunga per arrivare all'approvazione del bilancio, quindi sicuramente racconteremo tante altre pagine di politica teramana molto, direi, infuocate e vivaci, questo sicuramente. Bene, Tancredi, il ma tempo... Ma questo per voi è buono, no? Sì, assolutamente sì, guai, che faremo senza fate fatturato questa amministrazione comunale, ci annoieremmo da morire, come riempiremmo noi i nostri telegiornali... Eppure, i giornali, dico, appunto, gli articoli. Eppure vi dico, i difetti e i pregi del mio amico Maurizio Brucchi fanno sì che, perché uno li può inquadrare come difetti ma anche come grandi pregi, lui è molto trasparente, guardate anche sulle verifiche sismiche, è uno che deve subito comunicare, che ha voglia subito, che non ha la capacità di tenere le cose nel cassetto sotto banco. È un entusiasta. È un entusiasta. E questo fa sì che della crisi di Teramo si sia parlato in una maniera pazzesca. Se voi andate a Pescara hanno difficoltà a fare i consigli comunali, non hanno la maggioranza. Il consiglio regionale d'Alfonso non ha la maggioranza in consiglio. Non riescono ad approvare provvedimenti da anni. A Giulianova non vi dico com'è la situazione. Però si parla molto spesso e quasi sempre di Teramo. Perché? Perché è il carattere del sindaco che io dico, insomma adesso può stare simpatico, antipatico, però dovrebbe essere anche apprezzato per questo. Perché è molto uno che affronta sempre i problemi a cuore aperto, a petto all'infuori. E, insomma è un sindaco che tu puoi anche mandare all'altro paese perché lo vedi che sta facendo e quello che vuole fare e quello che non vuole fare. Quindi insomma da questo punto di vista... Per me è una stelletta a suo merito. Dopo anche lui c'ha tanti difetti, ma insomma... È sicuramente una persona chiara che non le manda a dire che sì. Davvero tutto si può dire tranne che sia una persona falsa, per Bene, esempio. Veramente... Questo lo confermo. Ecco. Bene, Tancredi, che cosa farà nei prossimi giorni? Sarà a Roma, immagino. Eh sì, noi iniziamo il documento, la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, che sarà molto importante, prodroma al bilancio di previsione 2018, perché ci sono gli aggiornamenti sulla crescita molto importanti, c'è una crescita maggiore, ci sono alcuni dati da inserire anche sul deficit 2018, insomma il documento di economia e finanza che verrà votato il 20 in Consiglio dei Ministri e poi verrà subito immediatamente in Parlamento, è un documento importante. Parallelamente io sono stato immeritatamente, insomma, continuo ad avere questi riconoscimenti, purtroppo, insomma, probabilmente qualcuno mi apprezza, nominato la settimana scorsa relatore della legge di delegazione europea, quindi io, oltre a occuparmi di bilancio, dovrò svolgere tutto il lavoro di relazione della legge di delegazione europea, che è abbastanza complessa, sono diversi articoli, e speriamo di approvarla entro il mese di ottobre, quindi c'è questa sovrapposizione, perché poi naturalmente a novembre dovremo affrontare il bilancio di previsione alla Camera. Beh, e nel frattempo sono anche a Teramo cercando insomma di stare sul territorio e anche vedere i problemi del territorio, del mio territorio. Voglio dire, e chiudo, che è una buona notizia secondo me per i teramani, lo so che non, lo penso io ma magari è difficile trasmetto, che il nuovo commissario per la ricostruzione sia la mia cara amica Paola De Micheli, persona molto competente. E la positività della nomina della De Micheli a commissario per la ricostruzione è questa, secondo me, al di là del rapporto di amicizia e di stima grande che c'è verso di lei,
ma il fatto che il commissario della ricostruzione è persona che è anche sottosegretaria al MEF, perché in questi anni, anche negli anni della ricostruzione aquilana, c'è sempre stato il problema della, come dire, separazione che c'era fra chi agiva sulla ricostruzione e i cordoni della borsa, cioè il Ministero dell'Economia e Finanze. Quindi un grosso rimpiattino che ha fatto perdere tempo, perché spesso si immaginavano cose che poi il MEF bocciava totalmente, oppure si pensavano infattibili cose che invece il MEF magari avrebbe potuto far fare. Oggi abbiamo un commissario che sintetizza nella sua persona le funzioni di commissario per la ricostruzione, ma anche le funzioni importanti di sottosegretario al MEF, quindi è un trade union fra queste due funzioni importanti. Io credo che da questo la ricostruzione, che fino adesso, qui sono anch'io critico, è stata sostanzialmente ferma per responsabilità di tanti, ma non credo che ci sia il tempo adesso di approfondire. Ferma possa avere uno scatto in avanti positivo a favore di tanti teramani che devono cominciare a ricostruire, a riparare, a manutenere le loro abitazioni, anche della ricostruzione pubblica, delle scuole, di tutto quello che sono i temi della ricostruzione con cui, ahimè, purtroppo i teramani hanno a che fare e sono esperti purtroppo. Purtroppo sì. Immagino che anche il primo cittadino Brucchi abbia già preso contatti con il nuovo Ha commissario. già preso contatti, l'abbiamo sentita, credo che sarà nel fine settimana qui a Teramo. Bene. Verrà come una delle sue prime visite a visitare Teramo città, ma lo sapremo nelle prossime ore. È una persona molto concreta, si è occupata già della ricostruzione in Emilia-Romagna, dove le cose sono andate abbastanza bene. Io sono molto fiducioso. Anch'io perché è una donna, Tancredi, già Tra per l'altro, questo io le do fiducia anche senza conoscerlo. Va bene, Bene. magari ve la farò conoscere, la porteremo anche qui in Ma trasmissione. assolutamente sì, sarebbe veramente un grande piacere e un grande onore. Bene. Grazie onorevole Tancredi e grazie naturalmente anche a voi per averci seguito anche in questa puntata di Dopotutto. Buon proseguimento di giornata, arrivederci. Grazie.